Allora Massimo, dopo la sfortuna dell'Australia, un weekend che quantomeno, insomma, la gomma ha tenuto fino alla fine. Sì, le gomme non si sono bucate. No, vabbè, parte di scherzi, sembrava un weekend partito bene, anche le prove, warm up, tutto bene. Purtroppo un problema in gara non mi ha permesso di spingere come volevo e purtroppo un'altra gara è andata male. Come procede però il percorso con la tua Kawasaki? No, l'adattamento è decisamente migliore rispetto all'Australia, perché comunque qua sono sempre riuscito ad essere incisivo sia nelle prove. Peccato che non sono riuscito a sfruttare bene le gomme in prova e sono partito solo dalla terza fila. In gara ero abbastanza a posto, però al settimo giro ho avuto dei problemi con l'elettronica e questo non mi ha permesso di spingere come avrei voluto. Sicuramente potevo stare con il gruppo per lottare per il podio, però con il senno di poi sono arrivato a settimo e quindi un'altra gara un po' così in colore. Ad Assen? Ad Assen bisogna darsi del gas e basta. Bisogna darsi del gas, bisogna assolutamente puntare alla top 5 perché è dove dobbiamo stare noi. Oggi se non avevamo questo problema sicuramente eravamo nel gruppo per lottare per il podio, però ogni volta c'è da fare più conto con la sfortuna e le situazioni che si creano che piuttosto con tutto quello che lavoriamo bene, tutto, però quando arriva la gara c'è sempre qualche problematica extra che ci taglia fuori dalle posizioni che contano. Le due Yamaha hanno dato 20 secondi alla prima della Honda. No comment. Veramente, non so cosa dire. Incredibile.